Dove sta andando la sanità? Dove sta andando la nostra salute? Come sarà, insomma, nei prossimi 15 anni in Italia ed in Europa? Le risposte potrebbero essere questi 5 trend disegnati dal The Economist Intelligence Unit. Il primo è il trionfo della tecnologia delle malattie croniche e l'e-health, cioè la medicina telematica, nella gestione delle cure. Il secondo trend dei prossimi 15 anni potrebbe essere un unico servizio sanitario paneuropeo, in cui i paesi europei uniscono le loro forze per un'unica sanità. Il terzo, gli stili di vita e la prevenzione, prima di ogni cosa. Il quarto trend, attenzione ai più vulnerabili, cioè i malati cronici. Quinto trend, la privatizzazione di tutte le cure, comprese il loro finanziamento. Ci chiediamo come. I mercati azionari, i capitali di rischio mondiali potrebbero essere sempre di più interessati ad investire nel mercato sanitario, che nei prossimi 5 anni, ma lo già adesso, è affollato di persone, di anziani. Questi 5 trend disegnati da questo studio dell'Economist, che vede nei medici di famiglia, nei farmacisti, negli infermieri specializzati, i protagonisti dei prossimi 15 anni, le figure che vedranno il loro esteso, il loro coinvolgimento nei processi di qualità della sanità. E per parlare di sanità e di salute in casa nostra, con noi a Quotidiano Medicina Antonio Lucchetti, personaggio popolare, direttore del distretto sanitario dell'ASL di Salerno e coordinatore, lo ricordiamo, del cruscotto direzionale per le cure domiciliari dell'ASL Salerno, e seppure con una presenza virtuale. Avremo in studio virtualmente anche Antonio Squillante, direttore generale dell'ASL, a cui abbiamo rivolto alcuni quesiti, tutti e tre per mettere a fuoco alcuni temi centrali della nostra sanità, partendo dagli anziani, la parte più vulnerabile, come abbiamo detto, della nostra società, quella che più ci sta a cuore, e partendo da un evento importante che riguarda una particolare categoria di malati, quelli che stentano a farcela, la cui vita però continua con i familiari per i quali è stato potenziato l'hospice Casa di Lara qui a Salerno. E sentiamo appunto Antonio Squillante, un minuto. Con l'aumento appunto dell'età media dei cittadini è ovvio che bisogna dare delle risposte anche a questi particolari soggetti che appunto hanno una domanda molto importante. E dobbiamo dire purtroppo che noi come Regione Campania, ma comunque come Mezzogiorno, abbiamo affrontato il problema con un certo ritardo e quindi scontiamo alcune difficoltà. L'ASL Salerno credo che oltre ai tanti problemi legati appunto alle difficoltà operative anche che hanno colpito l'area dell'emergenza urgente, quindi l'aspetto critico di quella che è la nostra funzione, ha cercato anche di recuperare delle difficoltà che c'erano. E l'hospice, credo, di Salerno sia una testimonianza concreta rispetto appunto a queste risposte, in quanto questa struttura che era in qualche modo in cantiere da circa 10 anni, siamo riusciti appunto all'inizio del mio mandato ad aprire un primo piano e poi, avendo preso l'impegno di aprire anche il secondo piano di questa struttura, grazie appunto ai miei dirigenti, alla disponibilità e delle innovazioni che abbiamo introdotto ad aprire anche il secondo piano, quindi sostanzialmente da questo punto di vista, quindi sui hospice che sono rivolte ai malati terminali, a persone che hanno un estremo bisogno appunto di assistenza, credo che l'ASL Salerno con le proprie strutture dia delle risposte appunto di qualità. Ecco, dottor Lucchetti, siamo in ritardo come in molte cose in Campania, però noi meridionali siamo bravi nel recuperare terreno subito. Beh sì, voglio dire, anche sotto la spinta di una pressione, di una domanda degli utenti. Sì. L'ASL Salerno è stata storicamente attenta a questo particolare bisogno di fasce deboli, di soggetti oncologici a livello terminale, tanto è vero che è una delle poche ASL che ha ben 3 hospice, ha stratificato che sono a Sant'Arsenio, che sono a Eboli e a Salerno. Salerno è un gioiellino che è stato costruito in termini di accoglienza e che è diventato attrazione anche in senso non solo regionale, ma extraregionale. Sì, un sistema sanitario complesso, poi lo sentiremo da Squillante, enorme, gigantesco, che ha i suoi rammarichi, i suoi traguardi non conseguiti, insomma. Sentiamo ancora Squillante.
Guardi, credo che l'atto principale, appunto, che questa azienda deve avere per poter continuare a raggiungere dei risultati e migliorare le qualità di prestazione è l'aspetto organizzativo, quindi l'atto aziendale. Purtroppo questo è un mio grande rammarico perché credo che un'azienda che ormai è consolidata da 5 anni, non avere proprio atto aziendale, quindi non avere una propria mission, non avere una propria organizzazione ben definita, sia un elemento, come dire, che non le permette di poter svilupparsi in una maniera certa. Cioè, è come una mappa, qualsiasi soggetto, appunto, che deve navigare, che deve spostarsi, se non ha una propria mappa di riferimento nel quale muoversi, lo fa, ovviamente con una visione, però è la visione, ecco, dell'uomo, in questo caso del direttore generale. Poter avere un atto aziendale che declina sul territorio come è organizzata, appunto, questa azienda, credo sia un elemento indispensabile per dare quelle risposte di qualità. Ecco, dottor Lucchetti, che cos'è questo atto aziendale? Spieghiamolo meglio ai nostri telespettatori. Quando si costituisce una società, voglio dire, di qualsiasi tipo di capitale o responsabilità limitata, una produzione, si stabilisce come essa è organizzata, quale produzione determina, dove viene dislocata la produzione. Quindi la mission manca È chiaro che il. abbiamo degli atti programmatori regionali che ci dicono l'erogazione di prestazioni ospedaliere o distrettuale, ma come si organizzano, come le unità operative, quante strutture complesse, quanti ex primariati bisogna mettere, quante strutture semplici, dove allocarlo, è frutto di un atto interno che è stato introdotto dalla revisione della 502, in cui ogni azienda autonomamente determina la sua struttura organizzativa, fatto salvo il passaggio regionale. Bene, noi dal 2009, da quando c'è stato prima il commissariamento, poi successivamente la fusione delle tre ex ASL, altri due commissariamenti e una direzione generale, non siamo riusciti ad avere degli elementi indicativi che ci permettessero alle ASL di realizzare questo documento fondamentale per la propria vita. Insomma, le criticità, ci sono tante criticità, ne abbiamo parlato tante volte anche con lei le scorse settimane, i freni, insomma, allo sviluppo, la resistenza poi al cambiamento. Sentiamo ancora il direttore generale. Le principali difficoltà che ho incontrato è la resistenza al cambiamento. Purtroppo io ho portato sempre un esempio molto banale. Io se in qualità di direttore generale per una decisione strategica si decide di cambiare il colore delle pareti, dei laboratori della nostra azienda da giallo a La resistenza dove? Per esempio anche nella sua organizzazione? Sì, ma in tutto, cioè, Questo cambiamento. rispetto a qualsiasi tipo di cambiamento, innovazione. C'è qualcuno che ha sempre qualcosa da ridire e purtroppo trova, devo dire, sempre diritto di tribuna, che sicuramente è una cosa bella in democrazia, ma che crea comunque un rallentamento rispetto ai processi. Allora io sono d'accordo, le critiche fanno bene, le osservazioni, le proposte, però dire no a prescindere credo che questo non sia un elemento positivo. In Italia è molto diffuso, in sanità è diffusissimo e questo rallenta dei processi di cambiamento, di adeguamento a quelle che sono le necessità di una moderna sanità che ci devono essere, e questo è stato l'elemento. Poi che venga dal sindacato, che vengo da una parte politica, che vengo dagli stessi soggetti che operano all'interno della mia azienda, purtroppo è molto diffuso, però il problema è che le osservazioni, le critiche ci devono essere, ma devono essere delle critiche mosse da un interesse collettivo e molto spesso è l'interesse particolare quello che domina queste scelte. Ecco, tra le resistenze al cambiamento, dottor Lucchetti, ad esempio, a parte la burocrazia, le resistenze dei burocrati, dei dirigenti, eccetera, questa scomparsa di alcuni ospedali in provincia di Salerno, come in tutta Italia, d'altra parte, queste fusioni, queste acquisizioni per snellire, ottimizzare, ridurre le spese, non è stata digerita dalle popolazioni locali, ma anche da molti medici. Beh, sì, è indubbio che quando si modifica l'assetto organizzativo emergono delle criticità, degli interessi di parte, però io vorrei sottolineare un aspetto fondamentale di questi processi di accorpamento.
Io non voglio discutere l'aspetto economico. Ormai la sanità, in particolare a livello ospedaliero, è caratterizzata da forte specializzazione, dalla necessità di realizzare fortissimi investimenti tecnologici, dalla necessità di rispondere all'emergenza con specialisti sempre più preparati in tecniche di avanguardia, l'applicazione di protocolli. Questo può essere fatto solamente attraverso una concentrazione. La risposta all'emergenza è quella di trattare in loco il paziente a livello del mantenimento delle funzioni vitali e quello di trasferirlo nel più breve tempo possibile al luogo più appropriato di cura. È inutile mandare un infarto quando la terapia anticoagulante o fibrinolitica può essere realizzata già in loco in un ospedale che non ha la possibilità di realizzare una coronografia, non ha l'emodinamica. Se ci arriva dopo mezz'ora in più, però possiamo salvare la vita con un intervento. Sì. Ecco, nei giorni scorsi, proprio al Quotidiano Medicina, ricorderà chi ci segue, abbiamo parlato di un progetto importante, nuovo, una novità che a settembre partirà sperimentalmente in 4 regioni italiane, tra cui l'unica meridionale, la Puglia, ma è un progetto pilota, un progetto sperimentale, e che consentirà ai cittadini di effettuare i primi test diagnostici, cioè la glicemia, l'elettrocardiogramma, la spirometria e altri, insomma i servizi di base, già negli studi, attrezzati ovviamente all'uopo, delle unità di medicina generale che potranno erogare servizi di prossimità. Cure quindi a chilometro zero, presso i medici di famiglia, quindi niente ping pong dal medico di base allo specialista, almeno diciamo in una fase iniziale, poi lo specialista ovviamente deve intervenire. Sentiamo su questo progetto il direttore Squillante. Noi già ci siamo mossi in questo senso perché con il decreto 18 della Regione Campania sono state programmate le unità operative di cure primarie sul nostro territorio. Qui a Salerno ne sono state previste diverse. Perché? Perché sono delle strutture nelle quali si trova la sintesi tra medico di base, specialista ambulatoriale e un'attività di tipo strumentale che possa essere leggermente avanzata. Queste strutture, quando entreranno a regime, potranno dare proprio quelle risposte di cui lei faceva riferimento, che dovrebbero evitare il passaggio del cittadino a pronto soccorso, perché oggi il cittadino sa che può rivolgersi al medico di base, però sa anche che il medico di base ha un orario ben definito e preciso. Invece, quando un cittadino ha un problema, vuole la risposta certa, deve sapere che in un luogo ben preciso troverà una assistenza, che ovviamente per i casi meno gravi, appunto, potrà essere questa unità di cure primarie. Nel caso di emergenza chiama il 118, arriva il medico e decide dove questo cittadino si deve riproporre. Questo è proprio l'aspetto del cambiamento, dell'innovazione, dell'adeguamento, che ovviamente trova delle resistenze, perché i medici di medicina generale, che comunque ringrazio per l'attività che loro fanno, che comunque è preziosa e fondamentale, hanno in carico 1000 pazienti in media, ai quali comunque devono dare delle risposte, ovviamente hanno avuto delle perplessità, perché dovendo abbandonare il proprio studio, il proprio regno magari, nel quale hanno una completa autonomia, inserirsi, integrarsi in una struttura nella quale non sono più, fra virgolette, padroni, ma devono, come dire, collaborare all'interno di un'organizzazione diversa, ebbene ci sono state delle perplessità. Quindi proprio questa, cioè, questo problema è tutto italiano, in particolar modo del Mezzogiorno, che non si è propensi molto spesso al cambiamento, pur essendo ormai tempo di profondi cambiamenti. Ecco, dottor Lucchetti, i medici di famiglia, i medici della FIMC, cioè della Federazione Italiana, anche di altri sindacati, che sono altrettanto importanti, sono già d'accordo. C'è stato un momento di resistenza, per la verità, perché giustamente diceva il dottor Squillante, si è un po' attaccati al regno, alle proprie abitudini, poi tanti pazienti, 1500, diciamo, chi ha il massimale, 1500 pazienti, un esercito. E chiaramente ha delle resistenze, però sono già d'accordo, lo ha detto il dottor Adolfo Rocco, vice segretario organizativo della FIMC, proprio una settimana fa, che loro sono aperti a questa novità, che secondo lei è possibile realizzarla anche in via sperimentale come cluster iniziale, per vedere come funziona, prima che diventi, come dire, ufficiale, come
Ma sicuramente sì, perché anche all'interno della categoria dei medici di medicina generale si sono da tempo sperimentate forme di associazionismo. Quella sicuramente più evoluta è sicuramente quella delle cooperative mediche, dove già non solo funzionano in rete, hanno forma di collaborazione. E proprio da uno di queste ho discusso in sede distrettuale la possibilità, diciamo, di realizzare in tempi brevi. Diciamo che Salerno è uno dei centri ipotizzati per, diciamo, una prima sperimentazione, sì. E la verità è anche un distretto dove molto probabilmente sarà più facile realizzarlo per la presenza di personale dipendente a livello distrettuale specialista, e abbiamo solo in questo momento un solo problema, che è quello degli spazi, sì. Ma voglio dire, neppure delle spese, perché riconverteremo parte dell'attività distrettuale in queste forme di unità operative complesse. Ecco, vorrei dire che non deve essere vista come un qualcosa di più rispetto all'attuale organizzazione, per cui c'è un aumento della spesa, ma deve essere rivista come un meccanismo riorganizzativo, sì. In cui il distretto diventa azione di filtro, di prima diagnosi, sì. E quindi di maggiore risposta alle esigenze, sì. Del cittadino e riduzione dei ricoveri impropri. Sì, siamo alle battute conclusive, all'ultimo segmento di questa intervista con il direttore generale dell'ASL, Antonio Squillante, e qui lui fa il primo bilancio di questi 3 anni di mandato, che ricordiamo si concluderà, mi pare, il 3 agosto prossimo. Ci sono stati tanti tagli, tanti sacrifici, rinunce da parte dei cittadini, non poche polemiche, però questo è il gioco, un po' questi sono i ruoli. E nel suo ruolo, nel ruolo di Squillante, sicuramente concordiamolo, è difficile stare nei panni di chi deve, come dire, rispondere agli assedi. Sentiamo Squillante nell'ultimo pezzo, 3 minuti. Il mio mandato è durato 3 anni. 3 anni è forse un tempo insufficiente per... Sicuramente devo dire che il primo anno normalmente si impiega per capire la dimensione della realtà, che è straordinariamente grande, 1,5 miliardi di fatturato, quasi 10. Quanti dipendenti? Quasi 10.000 dipendenti, 8.000 sono i dipendenti effettivi, 2.000 sono i convenzionati, appunto i medici di medicina generale, pediatri libera scelta e tutta una serie di altri soggetti che collaborano con aziende, ma 300 strutture accreditate, c'è tutta la veterinario, quindi una realtà immensa. E un anno uno impiega per orientarsi all'interno di questa realtà. In 2 anni credo che abbiamo costruito molto, i conti sono in ordine, lo testimonia il fatto che sostanzialmente, fermo restando piccoli casi che comunque in una gestione così articolata ci possono stare, i pagamenti nei confronti delle aziende, dei fornitori, avvengono con una regolarità che è nei limiti di legge, perché noi paghiamo a 30, a 60 e a massimo 90 giorni. Poi ci sono sicuramente delle partite incagliate che sono legate al controllo da parte della nostra azienda rispetto alle prestazioni. Molto spesso qualcuno non viene pagato, ma perché quella prestazione probabilmente non ha soddisfatto gli standard che noi giustamente avevamo dal punto di vista contrattuale, allora non lo paghiamo e si va a discutere. Però la stragrande maggioranza dei soggetti oggi viene pagato con regolarità, e credo che questo sia il presupposto fondamentale per erogare delle prestazioni di qualità. Molto spesso io sono stato accusato come il ragioniere dell'ASL anche per una questione di professione. Grandi tagli all'inizio. Razionalizzazione, perché io dico sempre a tutti che questa azienda, quando l'abbiamo presa, perdeva 250 milioni di euro ad anno, una cifra straordinariamente grande, e i tagli hanno parlato anche questo, però non credo che 5 anni fa la sanità, la qualità delle prestazioni fosse straordinariamente grande, migliore rispetto a quella di oggi. Reduce da una serie di commissariamenti. Esatto. Io credo che i servizi possono essere eguagliati, secondo me sono migliorati, ma sicuramente un dato è certo, non abbiamo un bilancio che chiude con 250 milioni di perdite. Significa che erano 250 milioni di sprechi, di risorse mal investite, mal utilizzate, e che oggi fortunatamente non ci sono più. C'è tanto da fare, dobbiamo migliorare, dobbiamo recuperare, ma voglio ricordare a tutti che comunque la sanità italiana è la terza nel mondo, è una sanità dove un cittadino, se ha un problema, alza il telefono, fa il 118
e nel 95, aggiungerei 99% dei casi, l'ambulanza arriva nei tempi giusti, preleva il cittadino, lo porta presso la struttura di accoglienza che è pronto soccorso e riceve una prestazione. Questo, abituati a ricevere questo tipo di prestazioni che sono un giusto diritto, molto spesso si ci dimentica del privilegio, cosa che negli altri paesi non sempre è così, perché ricordo che in Inghilterra, quando uno ha una patologia cronica, prima che gli danno la prestazione attendono che questa patologia diventa acuta per dargli una prestazione. Molto spesso questo, ovviamente, chi vive in questo territorio non se ne rende conto, ma gli esperti lo sanno bene. Ecco, dottor Lucchetti, da dirigente, un bilancio di questi 3 anni con la gestione Squillante. Ma è stata, diciamo, una gestione che ha visto delle fortissime criticità, con particolare riferimento al blocco del turnover, all'impossibilità di rimpiazzare personale in punti critici. Chiaramente noi abbiamo subito una spending review caratterizzata da tagli lineari e non mirati sui processi di riconversione della spesa a livello anche dalle ASL. Io vorrei ricordare una cosa: il blocco del turnover di fatto è venuto intorno agli anni 2004-2005, quindi di circa 10 anni. Ovviamente chi stava in una posizione di rendita come ASL nel 2004-2005 ha sopportato molto meglio, quando invece come noi, che hanno subito in 10 anni un taglio di circa 3.000 dipendenti, si è dovuto fare nel corso di 10 anni dei salti mortali. Sicuramente ossessionati da imposizioni di controllo della spesa da parte della regione, che trimestralmente ha fatto le pulci a tutte le ASL sul controllo della spesa degli specialisti ambulatoriali, sul controllo del personale dipendente, che ha subito anche, voglio dire, una riduzione del potere di acquisto. Ecco, questa è un'altra criticità caratterizzata non solo dal blocco delle progressioni e degli incrementi contrattuali, l'ultimo contratto è del 2009-2010, ma ha subito ulteriormente col taglio dei fondi una serie di limitazioni che hanno determinato effettivamente una difficoltà operativa per i direttori generali. Sì.